I vostri figli non sono i figli vostri, sono i figli e le figlie del desiderio che la vita ha di se stessa. Essi non provengono da voi, ma attraverso di voi. E sebbene siano con voi, non vi appartengono. Potete dar loro tutto il vostro amore, ma non i vostri pensieri, perché essi hanno i loro pensieri. Potete offrire dimora ai loro corpi, ma non alle loro anime, perché le loro anime abitano la casa del domani, che voi non potete visitare neppure nei vostri sogni. Potete sforzarvi di essere simili a loro, ma non cercare di renderli simili a voi, perché la vita non torna indietro e non si ferma a ieri. Voi siete gli archi dai quali i vostri figli, come frecce viventi, sono scoccati. L'arciere vede il bersaglio sul percorso dell'infinito e con la sua forza vi piega affinché le sue frecce vadano veloci e lontane. Lasciatevi piegare con gioia dalla mano dell'arciere, perché così come ama la freccia che scocca, così egli ama anche l'arco che sta saldo.